Sì, ce la posso fare. Vabbè, l'importante è l'intenzione, ragazzi. Scusate, siamo un po'... Sei brava, ti direi, c'è il microfono e non mi rimagino al foglio. Pensa che culo. Vabbè, ma tanto mica stavo in diretta, raga, che ce frega? Scusa, noi abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Quanto avete sta piazza ancora? Ma questa, ragazzi, poi parliamo di un'altra cosa. Cioè, le concessioni sulle lotte vere non devono avere un tempo determinato. Questa è una lotta a tempo indeterminato. Questa è una libertà. Vi concediamo la piazza fino a... Ma siamo noi che vi concediamo il palazzo per quanto che state? Hai detto bene, come dice il generale Pappalardo, loro sono inquilini nei nostri palazzi che pagano noi. Non mi interessa, capito? Sto boicottando la chiesa, che boicotta. E questo, al contrario, poi sono 666. Questo. Vabbè, ce la faremo. No? Che fatto? Non dopo vinci. Non ce la fa, non si sente. Senti, ma se la suoni tu e io la canto? No, sto a lui. Vai, facciamo così, dai. Sì, è vero. Ma io pure a cappella, guardate, questa canzone l'avevo scritto per Lorenzo. Lorenzo è uno dei primi bambini che ho conosciuto. Zaratta, mi sembra. Per Lorenzo Zaratta ho scritto questa canzone. L'ho cantata al 1° maggio a Taranto e la canterò sempre nei miei spettacoli. A Lorenzo e a tutti i bambini. Non ti preoccupare. Patrizio Maria, la chitarra. No, soprattutto la chitarra che me la riporta dopo fino alla macchina. Vai, me la tolgo, va. Vai, suona forte, lo si sente, suona forte. Dalla mia finestra vorrei farle volare bolle di sapone lì verso mio padre, per ripulire il suo sudore, i suoi polmoni, per ripulire il suo sudore, i suoi polmoni, dal bestemmiare, farle sparire a nascondino le polveri sottili che mi entrano nella bocca e non mi fanno più gridare, che mi entrano nella bocca e non mi fanno più gridare, la gioia di un bambino quando vede il mare. Uno, due, tre stella e di colpo mi giravo per far cadere altri bambini, ma il mio era solo un gioco. Ma lo stato sempre immobile pian piano si avvicinava per prendere il mio posto, è lo stato, è lui che bara a saltare con la corda, me l'arancio su sina banana, si sono mangiati anche quelli, quei figli di puttana, si sono mangiati anche i miei frutti, e io ho una corda al collo, io ho una corda al collo per il loro fine settimana. Ma un gioco mi è rimasto ed è quello di volare sopra i tetti delle fabbriche con la voglia di sputare e poi chiudere le ali e addormentarmi, e poi chiudere le ali e addormentarmi sopra il cuore di mia madre. Per tutti i bambini del mondo, non solo di tanto, grazie. Grazie a voi. Sempre Taranto Libera. Ciao. Andrea, grazie. Grazie anche a Patrizio Maria. È stata utile. Sì. È stato un momento davvero grande per il quale vi ringraziamo tutte e due.
Andrea, grazie per aver ricordato Lollo. Era doveroso. Un bambino come tanti altri bambini cui è stato negato un futuro. Un bambino che poteva diventare un ingegnere, un fotografo, un professionista, un pittore, o semplicemente un ottimo genitore, come voi, come noi che siamo qui oggi a ricordare chi non c'è più, a tutelare quelli che sono oggi in sofferenza negli ospedali d'Italia, perché non ci è consentito neanche di poterli tenere vicino a noi, ad affiancarli per il loro futuro, ad ogni passo che vorranno fare e che decideranno loro quale passo fare, e a te, come diceva Andrea, a vedere finalmente Taranto libera. Grazie ragazzi, grazie Andrea, grazie. Vogliamo adesso concludere con una sorpresa musicale dal vivo, prima di lasciarci un'ultima volta con la canzone Taranto libera. Emilia, allora, presenta questa performance, s'il vous plaît. E ci provo, tanto siamo rimasti pochi, quindi io direi, pochi ma buoni, sempre rispettando le distanze di sicurezza, di metterci magari un po' più vicini a noi. Vi presento Cristina Vetrone. Cristina Vetrone. Ciao, piacere. Cristina Vetrone è una eccellente musicista, viene dalla Campania, un'altra regione come la nostra che ha un grande problema, che è la terra dei fuochi. Noi vorremmo concludere, ma come se fossimo fra amici, no, senza microfono, con un suo brano che, diciamo, come testo non è molto legato alle tematiche che abbiamo affrontato oggi, ma nel ritornello, all'inizio del ritornello, c'è una frase che dice: non ti affaccia si sente, non ti affaccia si sente voce a mia. E questa cosa mi ha fatto pensare, e me l'ho raccontato, perché come tante persone d'Italia anche lei non sapeva che a Taranto esistono i Wind Day. I Wind Day sono, per chi non è della nostra città, sono delle giornate in cui soffia il vento da nord-ovest e questo vento porta le polveri nocive sulla città, soprattutto sui quartieri più a ridosso di quella megera, di quella industria. Allora noi adesso, no, Cristina adesso farà questo brano, Cristina Vetrone, e io umilmente, perché non sono né una cantante né nulla, mi azzerderò a fare il controcanto al ritornello. Thank you.